Il giorno della radio, di Centro Network. Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie del giorno appena trascorso, realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Rallento che vi do il tempo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha incontrato il Presidente del Consiglio designato il professor Giuseppe Conte in un colloquio molto cortese, nel quale abbiamo cercato di capire qualcosa di più rispetto anche alle perplessità che, come sapete, Fratelli d'Italia ha manifestato in questi ultimi giorni circa la formazione di questo governo, che secondo noi nasce con una fortissima impronta del Movimento 5 Stelle, a fronte del fatto che le elezioni del 4 marzo sulla carta sarebbero state vinte dal centrodestra. Abbiamo purtroppo avuto una conferma di questo nostro timore. Il professor Conte ha detto chiaramente di essere stato designato dal Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto di capire quali fossero, per quello che sarà il Presidente del Consiglio, che non è esattamente una figura secondaria, se il governo si formerà, sarà il governo Conte, non sarà il governo Di Maio, non sarà il governo Salvini, sarà il governo Conte. Quindi noi abbiamo cercato di capire anche quali fossero le priorità del professor Giuseppe Conte tra le tantissime proposte che ci sono contenute nel famoso contratto di governo, perché non dimentichiamo che è un contratto di 40 pagine, che all'interno di quel contratto di 40 pagine ci sono proposte che hanno bisogno di almeno 20 anni per essere realizzate, per non parlare dei 100 miliardi di cui necessiterebbero. Ci sono alcune cose che noi condividiamo, ci sono cose che noi assolutamente non condividiamo. Abbiamo cercato di capire quali fossero le priorità del professor Conte, non ci siamo riusciti, nel senso che il professore dice di doversi confrontare con le forze di maggioranza e lo sostengono, atteso che poi l'unica o la prima proposta che ha citato è il reddito di cittadinanza, che invece è una di quelle cose sulle quali, come sapete, Fratelli d'Italia non è d'accordo. Cioè, noi riteniamo che spendere 17 miliardi di euro per dare 800 euro, quasi 800 euro al mese a chi sta a casa senza lavoro, magari pagate da chi prende 800 euro al mese per lavorare 40 ore settimanali, non è una grande risposta. Una risposta sarebbe mettere quei 17 miliardi sulla possibilità per quelle persone disoccupate di trovare lavoro. Dire alle imprese che li assumono che avranno quei 17 miliardi: se assumi questo ragazzo laureato, lo paghi 1.500 euro, sappi che ti costerà 1.500 euro, lo Stato non ti chiederà un euro, perché il lavoro genera una dignità che l'assistenzialismo non può generare. E così con altre questioni sulle quali, insomma, Fratelli d'Italia non è stata d'accordo in questi giorni. Abbiamo cercato di capire anche, per esempio, sul tema delle grandi opere, delle infrastrutture, dell'alta velocità, della famosa TAV, se la posizione fosse più quella di Di Maio o quella di Salvini. Mi è sembrato che fosse un po' più quella di Di Maio, e quindi mi sento di purtroppo non essere molto ottimista sul fatto che nel prossimo governo ci saranno anche le istanze di quelli che avevano vinto le elezioni. Mi dispiace che quel centrodestra che ha avuto il sostegno della maggioranza degli italiani rischi oggi di diventare subalterno rispetto a chi era arrivato secondo alle elezioni politiche. Mi dispiace, perché non lo considero rispettoso della volontà popolare. Ciò non toglie che Fratelli d'Italia ha sempre detto e ribadisce, da partito di patrioti, quindi che guardano sempre all'interesse nazionale italiano, che guardiamo ai provvedimenti che arriveranno in aula. Se ci saranno invece i provvedimenti che noi abbiamo segnalato al professor Conte, tutti quelli che riguardano il tema della sovranità dei confini, non trovo il tema del blocco navale a largo delle coste della Libia per bloccare i barconi e l'immigrazione incontrollata nel contratto di governo, ma confido che possa essere ancora una soluzione di questo governo. Sovranità che dipende dalle politiche di demografia e di natalità, aiutare le famiglie che mettono al mondo dei figli. Sovranità che riguarda la difesa dei propri prodotti di qualità, e quindi la denuncia di tutti gli accordi di libero scambio che non prevedono espressamente la tutela del marchio italiano. Sovranità nella difesa delle nostre aziende, di tutti i nostri gioielli di famiglia che il capitalismo internazionale in questi anni si è comprato grazie a governi che erano compiacenti con certi interessi internazionali. Sovranità nel rapporto con l'Unione Europea, anche su questo non
non ho capito bene quali, non mi è molto chiaro dopo questo confronto quali siano le intenzioni del Presidente del Consiglio e quindi del Governo. Sovranità. Tutto quello che riguarda queste tematiche, quando arriverà in aula, si sappia che Fratelli d'Italia c'è. Ci saremo sulle iniziative che vengono fatte per garantire la sicurezza ai cittadini, sul sostegno alle forze dell'ordine, ai nostri uomini, alle nostre donne in divisa, tutto quello che c'era nel programma di governo del centrodestra, noi ci saremo. Ci saremo per la flat tax, sulla quale vedo un po' di timidezza. Sì, la faremo, ma i tempi sono un po' lunghi. Meglio spenderli per la flat tax, secondo me, le risorse. Ci saremo per abbassare le tasse alle imprese, per aiutare chi vuole fare impresa e ricchezza in questa nazione, ad andare avanti, ad avere uno Stato amico. Per tutti questi provvedimenti il governo ci considera in maggioranza. Però, quando invece dovessero arrivare provvedimenti che noi non condividiamo, noi non ci saremo, per rispetto ai cittadini che hanno votato noi e per rispetto ai cittadini che hanno votato centrodestra, che sono quasi il 40% dei cittadini italiani. Cercheremo di essere sentinelle anche di tanti mondi che hanno sostenuto le nostre posizioni e che non vediamo in questo contratto di governo. Penso a tutto il mondo dei liberi professionisti, delle partite IVA, dei piccoli commercianti completamente dimenticati, in ossequio a un'idea della politica molto marxista, un po' del Movimento 5 Stelle, per cui esiste solo il lavoro dipendente, così come una serie di altre questioni, la politica industriale, non esiste un'idea di politica industriale in quello che abbiamo letto. Speriamo che il governo faccia bene, nonostante diciamo noi non ci saremo, speriamo che il governo faccia bene, perché tifiamo sempre per l'interesse della nazione e vigileremo, non abbiamo bisogno di poltrone da ministro per fare il nostro dovere nei confronti degli italiani. Lo faremo comunque, si conti su di noi per quello che vale per gli italiani, e rimarremo dove siamo sempre stati, nel centrodestra, ormai praticamente da soli, perché tutti gli altri col tempo hanno preferito altre strade, invece noi siamo sempre rimasti fieramente nella stessa metà campo nella quale i cittadini ci hanno trovato. Grazie e buon lavoro. Centro Network.